Amici di Molto Food, non vedevo l'ora di mostrarvi la mia ricetta per una focaccia barese fatta in casa perfetta. L'impasto è semplicissimo. Cuocio una patata in abbondante acqua. Una parte di questa la unisco allo zucchero e al lievito e la uso per impastare farina, semola, patata, olio e soltanto alla fine il sale. Creo due panetti, li ricopro con pellicole e li faccio lievitare per circa 8 ore in forno. Poi aggiungo altro olio, creo i tipici buchetti con le dita e poi spremo sopra i pomodori. Mi raccomando, tutto il loro succo sulla focaccia, insieme ad altro olio, origano e sale. E poi in forno preriscaldato per mezz'ora a 200 gradi.